Bentrovati all'appuntamento settimanale con l'informazione dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Questa puntata di Voci dal Cilento, come di consueto, si apre con la rubrica che sintetizza le principali notizie trattate dalla redazione negli ultimi giorni, Info Salerno. E poi prosegue con un'intervista realizzata nelle scorse settimane a Radio Alfa a Riccardo Cristian Falcone del coordinamento Campano di Libera. Ma partiamo dunque con Info Salerno. Al via la misura di sostegno denominata voucher per l'erogazione dell'assegno unico per i nuovi nati secondogeniti, lo fa sapere la Regione Campania. Un voucher del valore di 600 euro sarà riconosciuto a ciascuna madre con i sei familiari non superiore a 30.000 euro per ogni nuovo nato successivo al primogenito a partire dal 1 gennaio 2024. Dal prossimo 8 marzo le mamme potranno richiedere il voucher direttamente sulla piattaforma sinfonia.regione.campania.it. Al presidio ospedaliero di Nocera Inferiore l'equipe operatoria del dottor Roberto Sanseverino, direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'ASL Salerno, ha eseguito un intervento chirurgico straordinario su un paziente di 63 anni, una tecnica specifica e di alta complessità che ha consentito alla squadra dell'urologia dell'Umberto I di asportare una massa tumorale grande quanto un pallone da calcio e con un peso di 5 kg. Prenderà il via nei prossimi mesi un vero e proprio giro della campagna del sociale. Il garante dei diritti delle persone con disabilità Paolo Colombo, in collaborazione con i centri servizio di volontariato, organizzerà dei momenti di incontro e di ascolto con le associazioni del volontariato, con le persone con disabilità e le loro famiglie presso ogni capoluogo di provincia. Si parte a marzo a Caserta, ad aprile a Benevento, a maggio a Salerno e a giugno a Napoli. Partiranno a Cava dei Tirreni i lavori per la manutenzione straordinaria agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Lamberti e la frazione Santa Lucia, grazie ad un finanziamento regionale di circa 1 milione di euro ottenuto dall'amministrazione comunale. Dopo l'assegnazione definitiva sono in corso le procedure per consentire alla ditta aggiudicataria l'inizio dei lavori alle 5 palazzine da 4 piani per l'eliminazione dei problemi di infiltrazioni ed il rifacimento delle facciate. Consegnati a Capaccio Pestumi i lavori per la predisposizione di spazi per attività sportive presso le scuole di Gromola grazie al completamento della cupola geodetica. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 1.132.000 euro. L'intervento è finanziato con fondi del PNRR. Al via Monte Corvino Rovella i lavori di abbattimento e ricostruzione del ponte sulla SP326 situato alla frazione Gauro. Ad Agropoli saranno presto installate altre 36 telecamere di videosorveglianza, in merito è partita apposita gara. Andranno ad aggiungersi alle altre già presenti in città. La zona industriale di Sarno si illumina, l'impianto di illuminazione, le strade rifatte, la sistemazione della segnaletica, il potenziamento del sistema di videosorveglianza hanno trasformato l'area industriale di Via Ingegno conferendole un nuovo volto. Il comune di Oliveto Citra è al lavoro per il progetto di rigenerazione urbana denominato il Borgo dei Fermenti, che interesserà nei prossimi mesi il paese con oltre 20 azioni specifiche. Tra i punti più importanti il potenziamento dell'offerta turistica dall'albergo diffuso agli alloggi intelligenti. Il 1 marzo ricorre l'anniversario dell'uccisione di Anna Borsa, ma Anna rivive nell'affetto dei suoi cari, in chi l'ha amata e continua ad amarla, e rivive anche in tante iniziative organizzate in sua memoria. Il caso Vincenzo di questo splendido murales che hai voluto far realizzare appunto per ricordare tua sorella, ma non solo, anche per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Assolutamente sì, ho progettato questa realizzazione in agosto. E insieme ad una persona di Ponte Cagnano, una seconda madre per me, mi ha appoggiato dal primo giorno e insieme abbiamo realizzato tutto questo. Volevo ringraziare tutti i commercianti di Ponte Cagnano, la comunità di Ponte Cagnano, la mia famiglia, le amiche di Anna, i miei amici, molte aziende che appena hanno saputo della mia iniziativa hanno aderito fortemente e con grande gratitudine. Quindi per me questo è solo un inizio, l'inizio del buio, l'inizio a quello che oggi per me è diventato un tema giornaliero, un tema che purtroppo ogni qualvolta che succede un femminicidio è come ritornare il primo marzo.
questa realizzazione non è solo il ritratto di Anna, ma c'è anche un'altra parete dove c'è una scarpa rossa, dove ci sono tutte donne vittime di femminicidio. Quindi per me questa realizzazione, ripeto, parte tutta dagli occhi di Anna, perché gli occhi di Anna per me devono essere il coraggio di tutte le donne che ancora oggi sono in difficoltà, hanno paura, e quindi il mio pensiero va a loro, quello di dire se potete, se riuscite, abbiate il coraggio di denunciare, di non avere paura, perché come dico sempre, chi ha paura muore due volte, proprio come è successo ad Anna e a tante donne purtroppo vittime di femminicidio che non ci sono più. Quindi il mio inizio è questo qua. Gli occhi di Anna, ripeto, deve essere il coraggio delle donne, il coraggio di ogni donna. E quindi è una realizzazione allo stop alla violenza. È il mio grido, il mio coraggio, la mia forza, anche perché c'è un dolore in tasca non indifferente, ma non sto qui a parlare di questo, ma voglio ricordare Anna che è ancora qui con noi, e voglio ricordare tutte le vittime di femminicidio che purtroppo insieme a lei non ci sono più. Ed ora l'intervista a Riccardo Cristian Falcone del coordinamento Campano di Libera, realizzata nelle scorse settimane a Radio Alfa. Vi ricordo che la trovate integrale sul sito radioalfa.fm e sulla pagina Facebook di Radio Alfa. Bentrovati su Radio Alfa e benvenuto al mio gradito ospite Riccardo Cristian Falcone del coordinamento Libera. Ciao. Ciao, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Per noi è un onore, non solo perché insomma ti conosciamo, anche se di persona solo adesso per quanto mi riguarda, ma ti conosciamo perché appunto telefonicamente spesso abbiamo parlato della tua attività e dell'attività di Libera. È un onore dunque intanto averti qui e poi soprattutto raccontare di questo grande impegno. Diciamo che questa ospitata non è casuale in questa giornata che è stata per te una giornata fino a questo momento impegnativa, ne parliamo tra poco. Ovviamente oggi è il 13 dicembre, la nostra memoria va all'11 dicembre, parliamo di Marcello Torre, da cui un po' è iniziato il tutto anche dal punto di vista personale, credo, per quel che ti riguarda. Sì, assolutamente sì, io torno proprio in questi minuti dal Consiglio regionale della Campania, dove questa mattina, grazie alla Fondazione Polis della Regione, abbiamo ancora una volta rinnovato la nostra promessa di impegno nel nome di Marcello Torre, perché c'è stata una bellissima iniziativa con la consegna della lettera a testamento di Marcello Torre, una lettera che lui scrisse al momento del suo rientro in politica nel mese di maggio del 1980, quindi pochi mesi prima di essere assassinato, poi l'11 dicembre dell'80, una lettera in cui lui sostanzialmente prefigurava il destino che lo avrebbe atteso, scrivendo proprio all'inizio: ho intrapreso una battaglia politica assai difficile, temo per la mia vita. Ecco, questo è per noi il testamento spirituale di Marcello Torre. Questa mattina, insieme a sua figlia Anna Maria, lo abbiamo consegnato nelle mani dei sindaci della Campania attraverso lanci e avviso pubblico, perché queste parole restino una traccia, no, di impegno importante per chi si occupa tutti i giorni di amministrazione pubblica e di bene comune in Campania, ma non solo in Campania naturalmente. E quindi arriviamo a questa giornata di oggi, dopo una giornata altrettanto impegnativa, quella dell'altro ieri a Pagani, nel giorno del 43esimo anniversario della morte di Marcello Torre. Come tradizione ormai da molti anni, sin dal 1982, celebriamo questo premio nazionale per l'impegno civile Marcello Torre, che va evidentemente a persone che si sono particolarmente distinti attraverso il loro lavoro nella ricerca della verità e della giustizia. E quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare a Pagani un grande giornalista, penso di poter dire uno dei pochi rimasti e si occupa seriamente di giornalismo d'inchiesta. Parlo di Sigfrido Ranucci, che insieme alla squadra di Report continua a produrre inchieste di grandissimo valore. Ecco, abbiamo voluto assegnare a lui quest'anno il premio nazionale per l'impegno civile Marcello Torre, una storia, un po' lo dicevi, alla quale sono particolarmente legato, perché il mio impegno in Libera su questi temi nasce un po' grazie, attraverso la memoria di Marcello Torre. Io sono cittadino di Pagani, ero insomma da poco nato quando Marcello fu assassinato, ma ho conosciuto la sua storia attraverso il racconto dei miei genitori, della mia famiglia, e soprattutto attraverso l'incontro con la famiglia di Marcello, con la sua vedova, sua moglie Lucia, che se n'è andata un paio d'anni fa, con Anna Maria. Ecco, in quell'incontro ho sentito forte la responsabilità dentro di me, da cittadino di Pagani, ma in generale
da cittadino di questo paese, di farmi carico della memoria di Marcello e dell'impegno che da certo. quella memoria deve nascere. Insomma, Marcello Torre è, come altri, simbolo di legalità anche oggi, anzi probabilmente più oggi, per tutti noi, insomma, per tutti noi cittadini italiani. Sì, guarda, questo è il tema della memoria e noi dobbiamo sempre fare attenzione quando maneggiamo le storie delle vittime innocenti certo. delle mafie di Marcello, ma purtroppo delle oltre 1000 vittime innocenti delle mafie, le cui storie ogni giorno ci impegniamo per consegnare soprattutto alle giovani generazioni, perché fare memoria ha, come dire, è un grandissimo valore, ma ha anche dei rischi. Spesso la memoria diventa retorica. Ecco, allora lo sforzo che dobbiamo compiere tutti insieme è intanto quello di dare dignità a tutte le vittime innocenti certo. delle mafie, ma proprio tutte, quelle le cui storie sono più note, ma anche quelle praticamente sconosciute, perché sul piano del principio non c'è nessuna differenza, sono tutte certo. morte per la libertà, la democrazia, la giustizia nel nostro paese. Questo è il nostro primo impegno, recuperare la storia di tutte le vittime innocenti. E poi fare molta attenzione a che quella memoria non diventi, ecco, retorica. E c'è un solo modo per fare, ecco, per fare in modo, scusate il gioco di parole, che ciò non avvenga, e cioè trasformare quella memoria in impegno quotidiano. Quindi raccogliere il testimone delle vittime innocenti e fare in modo che le loro idee, come recitava un famosissimo slogan antimafia, camminino sulle nostre gambe. E è qui il segreto. E quindi fare memoria di Marcello, come di tutte le vittime innocenti, significa attualizzarne il messaggio di libertà, certo. di giustizia, di coraggio. Ed è per questo che a 43 anni da quella morte noi continuiamo a rinnovare la sua memoria e a impegnarci nel suo nome. È tutto per questa puntata, se volete potete rivederla su vocidalcilento.it, sui social e sul canale YouTube di Voci dal Cilento. Vi ricordo la mail info@vocidalcilento.it e vi ringrazio per l'attenzione.